I due modelli di controllo storici che di solito vengono citati sono quello del Grande Fratello di Orwell, dove c'è un occhio che è una telecamera che ti osserva, e quello di Kafka, dei romanzi di Kafka, il controllo kafkiano, che invece viene definito labirintico, cioè la burocrazia ti crea talmente tanti problemi che tu non recuperi più le tue informazioni. Secondo me il modello orwelliano era più degli anni 90, delle telecamere, l'era delle telecamere. Oggi forse c'è un po' con i droni e con il controllo. Secondo me oggi la forma di controllo è più kafkiana, cioè sono più le ambientazioni e le idee dei romanzi di Kafka, tipo la Metamorfosi o il Processo, cioè il dato di ognuno di noi viene trattato dalle macchine e prende delle direzioni e attraversa talmente tanti attori, aziende, uffici che dopo non riusciamo più ad averne il controllo. Come se si creassero davanti a noi tanti muri di gomma e tante forme di sorveglianza e di burocrazia per cui perdiamo il controllo dell'informazione. Secondo me è più un controllo caotico oggi, perché se ci pensa al controllo orwelliano con la telecamera che ti guarda o l'occhio, è comunque facile da individuare. Invece il controllo kafkiano, che è quello basato sul labirinto, sul non ripercorrere più anche a ritroso la vita del tuo dato, non sapere la tua informazione che fine fa, è quello molto più complesso da gestire. Secondo me ci siamo spostati verso un tipo di controllo kafkiano più che orwelliano.